Finalmente! Finalmente! E allora buon salvo? Allora no, lo faccio. Allora, è successa una cosa allucinante. Diciamo che mentre stavo facendo delle riprese mi sono trovato su una strada dove c'era uno sciame di calabroni. Io tipo li ho quasi calpestati e mi hanno un po' inseguito, quindi ho fatto uno sprint allucinante. Cioè ho raggiunto i ragazzi a, non lo so, 200 metri. Non pensavo di avere le energie per fare tale atto. Eppure sano e salvo qui col buon Salvo Lodge. Io non l'ho seguito, io sono scappato nella direzione opposta prima che i calabroni si alzassero, sentendo il pericolo. Brutto. Allora, primo sentiero davvero troppo pesante, circa 3 ore, altissimo, e adesso mi sa che ci saranno altre 2 ore di camminata. Abbiamo cambiato, stiamo facendo un sentiero un po' più leggero. Che Gaia è un po' stanca. Un pochino però. E la macchina è sempre nel punto più lontano e diciamo che forse sarebbe stata un'ottima idea tipo venire qui, parcheggiare in una delle 2 aree, diciamo farsi il bagno in una delle calette vicine e basta, ma fare la riserva andata e ritorno dai sentieri quelli un po' più alti è davvero un po' stancante. Cioè più che altro ci vogliono ore, il sentiero più lungo ci vogliono 6 ore, noi abbiamo fatto quello da 3. Cioè, l'abbiamo fatto più o meno in tempo, però davvero lungo ragazzi, poi tutto in salita e, insomma un po' stancante. Quello costiero è il più facile, anche quello col percorso, cioè con la vista un po' più bella, è parecchio fattibile, però ci vogliono sempre circa 1 ora e mezza, 2 ore facendo pause, non so, volendo fare foto eccetera eccetera. Palma Nana. Palma Nana con cui fanno costosissimi cappelli del valore di 80 euro. Uno. Ci vuole 2 settimane per intrecciarli. 2 settimane per intrecciarli. Franco sì, tanto sudore. Sì, però non era Franco, ma era Nino, Antonino. Vito. Nome siculo. Nome tipico. Vito. Endemico. Molto endemico. Oggi è la parola del giorno, endemico. Quasi col buio, impegnativo. Prossima volta però ci concentreremo sul fare il bagno e non tanto andare sulle cime, perché insomma credo che la parte scogliera sia molto 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 più interessante. Va bene, consigliatissimo, riserva dello zingaro. Sì, le calette sono stupende.